l'argomento di questo pomeriggio nella nostra terza tappa del roadshow dedicato alla nuova programmazione CSR, ex di fatto PSR. Oggi parleremo di biologico, non a caso proprio qui a Urbino, perché il biologico nelle Marche, ma diciamo tra le prime in Italia, nasce proprio in questa provincia. Abbiamo degli esempi storici come Giro Lomoni. E la Regione Marche nel tempo è sempre stata molto attenta al biologico. Attualmente noi abbiamo una superficie agricola dedicata al biologico di circa il 23-24%, che in pratica ci attesta un solo punto di percentuale rispetto a quanto l'Europa ci chiede entro il 2030. Abbiamo il distretto biologico più grande d'Europa. Beh, diciamo che gli ingredienti ci sono tutti per poter dire che appunto è un argomento che, dove diciamo, l'interesse degli agricoltori è molto alto. Gli investimenti in questa nuova programmazione sono assolutamente all'altezza delle aspettative, quindi oggi parleremo un po' di quelle che sono le misure, le possibilità, ovviamente parlando anche di benessere animali, parlando anche dell'attenzione che col biologico riusciamo a dare al terreno e anche agli aspetti di prevenzione dei rischi idrogeologici, che è un tema molto attuale.